occhio alle truffe e alle false notizie. Antonio Moro. E allerta truffe, la raccomandazione del Corecom Sardegna contro il dilagare di fake news sul Covid-19 è di informarsi soltanto attraverso canali ufficiali istituzionali e di aderire esclusivamente a raccolte fondi ufficiali. Siamo in piena infodemia, anche se dal decreto del presidente Conte le notizie, i divieti e le indicazioni comportamentali sono sempre più trasparenti e chiare, oltre che continue. Sui social il messaggio virale l'ha fatta da padrona, dalle notizie da dentro gli ospedali all'appello al consumo di vitamina C. Già dall'inizio del contagio nel nostro paese e nelle regioni interessate dall'emergenza si sono registrati alcuni casi di truffa da parte del finto addetto dell'ATS. I truffatori, mostrando falsi tesserini, fingevano di essere stati mandati per prestare assistenza sanitaria a domicilio e effettuare il controllo del coronavirus, mostrando falsi tamponi da eseguire sui presenti. Entrano in casa per poi impossessarsi di denaro o altri oggetti di valore. L'invito del Corecom è diretto a sensibilizzare gli anziani sulle particolari modalità della truffa, segnalando alle forze dell'ordine ogni circostanza sospetta mediante il numero 112. Per il tampone c'è una procedura speciale che riguarda i pazienti con sintomi conclamati come febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Si deve contattare telefonicamente il medico di base prima e i numeri d'emergenza regionali.